17 nuovi voli fra Napoli e l'Europa. La compagnia irlandese Ryanair approda a Capodichino e a partire dalla prossima primavera attiverà i suoi collegamenti diretti fra Napoli ed alcune città europee, fra le quali Madrid, Lisbona, Tolosa, Copenaghen, Varsavia, Stoccolma. L'accordo è stato presentato questa mattina a Napoli in una conferenza stampa col direttore commerciale di Ryanair David O'Brien, l'amministratore delegato di GESAC Armando Brunini e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. I'm very delighted to be here in Naples on behalf of. Siamo molto contenti di essere qui oggi a Napoli, quale Ryanair, quale compagnia aerea numero uno in Italia. Possiamo definirci la compagnia aerea nazionale italiana. Siamo molto contenti di essere qui a Napoli e di annunciare delle importanti novità, un investimento di 300 milioni di euro qui a Napoli, una nuova base. Ci fa molto piacere la presenza del sindaco qui oggi, ma dobbiamo ringraziare veramente l'aeroporto per il duro lavoro svolto in questi anni, in questo momento per raggiungere questo importante momento. Con l'arrivo di Ryanair a Napoli si stimano 700 nuovi posti di lavoro fra assunzioni e indotto e nel 2017 l'aumento di 1 milione di passeggeri nell'aeroporto di Capodichino. Siamo davvero contenti, si stava lavorando da tempo su questo accordo importantissimo tra GESAC e Ryanair nella città di Napoli. Soprattutto si consolida sempre di più il ruolo di Napoli in vetta nel sistema dell'aeroporto e quindi come città turistica, culturale, di grande movimento, immagino soprattutto giovanile e familiare se consideriamo i prezzi assolutamente convenienti della compagnia Ryanair. Quindi siamo contentissimi.